Un nuovo mistero avvolge Buckingham Palace, una serie di lettere d'amore scomparse. Chi le ha scritte? A quanto pare Re Carlo. Il matrimonio tra Re Carlo III ai tempi principe e la compianta Lady Diana Spencer non fu sicuramente tra i più felici. Troppi fattori remavano contro la coppia a partire dalla differenza di età. Quando si sposarono Diana aveva appena 20 anni mentre Carlo era già un uomo di 33 consapevole del suo ruolo e del suo futuro. A ciò bisogna aggiungere quella che è stata forse la causa primaria dell'infelicità dei due: Carlo aveva già vissuto un grande amore con Camilla, la donna che ora è al suo fianco. Nonostante non sia stato un matrimonio d'amore, Carlo e Diana hanno avuto due figli insieme, come tutti sappiamo, William nato nel 1982 e Harry nato appena due anni più tardi. Sembra passato un secolo da quando Lady Diana sedeva a corte. Nel 1996 la coppia di reali ha divorziato e nel 1997, purtroppo, un tragico incidente ha strappato la principessa all'affetto dei suoi cari e soprattutto all'amore dei suoi figli. All'epoca Diana aveva solo 36 anni mentre William e Harry erano poco più che bambini. A distanza di quasi 30 anni emerge un dettaglio che nessuno avrebbe mai immaginato: poco dopo le nozze con Lady Diana, Carlo aveva scritto delle dolci lettere d'amore. La destinataria? No, non era Camilla ma era proprio la sua giovane e bella sposa. Qualcosa però è andato storto. Le dolci lettere d'amore scritte da Re Carlo sono scomparse. Poco dopo le nozze con Lady Diana, Carlo aveva scritto delle tenere lettere d'amore che, però, sono svanite nel nulla. Buckingham Palace si tinge di giallo. A rivelare tutto, come riporta il settimanale Diva e Donna, è stata l'esperta di fatti reali Ingrid Seward. Nonostante l'apparenza rigida e sempre molto controllata, Re Carlo avrebbe un cuore romantico e, subito dopo aver sposato Lady Diana, avrebbe scritto tante dolci lettere d'amore alla sua sposa. Attraverso queste lettere cercava di starle accanto e farla sentire amata mentre lui era lontano per impegni legati al suo ruolo di principe. Incredibile, ma anche questa coppia infelice ha avuto dei momenti di romanticismo. Seward ha spiegato che, poco prima di morire improvvisamente, Lady Diana le aveva confidato che avrebbe voluto pubblicare queste lettere che Carlo le aveva spedito quando erano giovani. Erano lettere molto dolci e Diana ci teneva che tutti, e, in particolare i due figli, sapessero che lei e Carlo si erano amati veramente. Infatti molto spesso si è dubitato del fatto che Carlo e Diana avessero mai provato dei reali sentimenti l'uno verso l'altra. Più di una persona ha sempre avuto il dubbio che si sia trattato di un matrimonio costruito a tavolino mentre queste lettere dimostrerebbero il contrario. Purtroppo però di queste lettere non vi è traccia, è come se fossero sparite nel nulla. Chi potrebbe essersene impossessato? Per ora resta un mistero.